Immaginate un mondo senza Google. Sul serio, un mondo senza Google, dove non potete trovare informazioni sulla persona con cui uscirete domani sera, dove non potete scoprire con un click del mouse il PIL del Kazakistan. Un mondo in cui, se vi sentite male, non potete accendere il computer per capire se basta una pastiglia o dovete chiamare l'ambulanza. Incredibile. Solo un decennio fa Google non esisteva e 5 anni prima era impossibile fare ricerche su Internet. E questo era un grande problema. A che cosa serviva il World Wide Web se non ci si poteva navigare e trovare ciò che si cercava? Fra le aziende che si sono cimentate nell'impresa, ce n'erano alcune tra le più rappresentative della storia di Internet, come Yahoo e Excite. Ma anche se a imbarcarsi in questa avventura ci fossero stati giovani più brillanti degli annali dell'imprenditoria americana, nessuno sarebbe riuscito a venirne a capo. Poi, due introversi cervelloni di 20 anni trovarono il bandolo della matassa. Ora vi racconto come ci sono riusciti e come sono diventati multimiliardari. Sono John Eileman e come giornalista ho seguito la rivoluzione dei motori di ricerca fin dall'inizio. La storia che sto per raccontarvi riguarda le innovazioni tecnologiche che ne sono alla base e gli enormi cambiamenti economici che ne derivarono. È un'appassionante storia di ambizione e ingegnosità, di occasioni colte e perse per sempre, e di manovre e riunioni segrete di cui nessuno era a conoscenza finora. Oggi, digitando il mio nome in un qualsiasi motore di ricerca, scoprireste in pochi secondi che sono un giornalista e potreste curiosare in un catalogo più o meno completo delle mie pubblicazioni. Dal momento che esistono più di 150 milioni di siti internet e miliardi di pagine web, la tecnologia che rende possibile una ricerca molto accurata è una sorta di miracolo, un miracolo che gran parte di noi dà ormai per scontato. Dimentichiamo che poco più di 10 anni fa il web era fatto così, pagine e pagine di puro e semplice testo, lunghi elenchi di frasi sottolineate. Trovare qualcosa su internet era quasi impossibile. Non restava che seguire i link e sperare che la fortuna ci facesse approdare a qualcosa di utile. Per comprendere come si è arrivati a questo punto, come è avvenuto il miracolo della ricerca, dobbiamo tornare al periodo precedente all'avvento di Google e alla storia di aziende come Yahoo ed Excite, che gli hanno spianato la strada per poi diventare i suoi più accaniti rivali. Torniamo in un angolo della California di cui forse avrete già sentito parlare. Silicon Valley, California. Su questo viale lungo 50 chilometri troviamo persone che hanno il pallino di inventare il futuro e il desiderio di diventare straricche. Questa è la sede di leggendarie società tecnologiche come Apple, Intel e Oracle. Ma il cuore della Silicon Valley, la sorgente inesauribile dell'industria high-tech, la fonte di innumerevoli idee geniali, non è un'azienda, bensì la Stanford University. Qui affondano le radici dei motori di ricerca. Concentriamoci su due perdigiorno di nome Jerry Yang e David Filo, che un professore abbandonò ai loro computer per un anno sabbatico. Se cercate di far capire ai vostri figli quanto è importante studiare e fare sempre i compiti, non raccontate loro questa storia, perché proprio mentre Jerry e David bighellonavano, ebbero l'idea da cui nacque uno dei business più famosi d'America e che li fece diventare miliardari. Oggi la loro azienda si chiama Yahoo ed è fra i siti più cliccati del web. Tutto cominciò quando Jerry e David cercarono di usare internet a loro vantaggio per vincere un torneo di fantabasket a Stanford. I ragazzi erano studenti di ingegneria elettronica e avevano accesso al web. Lo scandagliavano minuziosamente sito per sito in cerca di notizie sportive. David trovò il modo di collegarsi a diversi siti e ottenere informazioni sulle partite di basket della sera prima. Inseriva i dati e cercava di capire se dovevamo cambiare i giocatori, sostituirli e cose del genere. Difficile pensare a uno scopo più frivolo del fantabasket, ma rovistando in cerca di notizie sportive in quella massa informe di dati, Jerry e David muovevano i primi passi verso la ricerca. Per capire che cosa fosse internet e che cosa avesse da offrire, serviva una sorta di guida, una directory che ti insegnasse a navigare. Idea semplice ma geniale. Una directory che aiutasse gli utenti inesperti del web a destreggiarsi in questo nuovo mondo elettronico.
Ma non aveva niente a che fare con la ricerca come la intendiamo oggi. Era un insieme di categorie e sottocategorie dove si poteva curiosare. Era molto rudimentale, stilata manualmente da due tecnomani che passavano ore a visitare il maggior numero di siti possibili e a decidere come inserirli nella lista. Rudimentale o no, quella che i ragazzi chiamarono la guida di Jerry e David al World Wide Web fu la prima nel suo genere e diventò immensamente popolare. Milioni di utenti in tutto il mondo confluirono sul sito. I ragazzi si resero subito conto che serviva un nome più breve, immediato, efficace, qualcosa di entusiasmante. Yahoo fu una grande idea, ma una grande idea non basta per fare una grande azienda. Ci vogliono soldi e molti. Ma si sa, quelli non mancano alla Silicon Valley e vengono per lo più da questi edifici lungo Sand Hill Road, cioè dagli uffici di molti leggendari venture capitalist. Non sapevo cosa aspettarmi la prima volta che sono venuto qui. Strade ricoperte d'oro o roba simile. Ma ecco cosa ho visto. Un accrocchio di edifici bassi e anonimi. Ricorda un villaggio alpino. Dietro quelle porte, però, siedono i venture capitalist, gli uomini che gestiscono fondi di investimento multimiliardari. Sono loro che decidono quali start-up avranno una chance e quali non vedranno mai la luce del sole. Una delle società di investimenti più potenti è Sequoia Capital. Un suo famoso socio, Michael Moritz, decise di far visita ai giovani fondatori di Yahoo a Stanford. Là dentro regnava il caos più totale. Era l'incubo di ogni madre. Cartoni della pizza, computer e aggeggi elettronici sparsi ovunque. Le tende tirate e una temperatura di 30 gradi. Era una fogna soffocante. Era un casino. C'erano svariate ragioni per essere scettici all'idea di investire in Yahoo. Erano solo in due e la loro strategia aziendale era a dir poco nebulosa. Dovevamo trovare un modo per fare soldi, fino ad allora non avevamo avuto entrate. In realtà era ancora peggio. All'epoca nessuno aveva ancora capito come fare soldi su internet. Yahoo avrebbe invertito la tendenza, dando il via alla corsa all'oro che avrebbe preso d'assalto il web. Nel 2007, motori di ricerca come Yahoo e Google hanno totalizzato utili e ricavi per miliardi di dollari, alimentando l'invidia degli imprenditori di tutto il mondo. Ma agli albori del web nessuno lo sfruttava per affari e commercio. L'idea era considerata eretica, da qualcuno persino riprovevole. Ricordo le controversie all'epoca in cui il web cercava di delineare la sua cultura. A metà degli anni 90, il centro della cultura del web non era nella Silicon Valley, ma in questo piccolo parco alla periferia sud di San Francisco. Proprio qui vennero fondate la rivista Wired e la sua sorella online Hotwire. Lavoravo qui all'epoca e l'imminente commercializzazione del web era oggetto di accesi dibattiti, da cui emergeva una sola parola: pubblicità. La pubblicità spaccò in due la web community della prima ora. Da una parte i venture capitalist e altri istituti finanziari, convinti che internet fosse un nuovo mezzo di comunicazione e che i media dovessero finanziarlo con la pubblicità. 100 anni di storia dei media ci insegnavano che se si è in grado di riunire nello stesso luogo un vasto pubblico, si può vendergli della pubblicità. Di sicuro non serviva un gran cervello per arrivare a capirlo. Dall'altra parte c'erano gli utopisti di internet, persone che vedevano nel web un luogo che prometteva la libertà. Non era un ambiente commerciale, non era frequentato da aziende, ma da un gruppo di studenti e ricercatori universitari che sperimentavano la novità. Ora Young e Philo avevano il capitale e tutte le carte in regola per fare business. Dovevano trovare il modo per fare i soldi con Yahoo. Jerry e David erano molto preoccupati delle implicazioni e delle ripercussioni del posizionamento di annunci pubblicitari sul loro sito. Temevano che gli utenti non sarebbero stati d'accordo e che si sarebbero ribellati. Per i fondatori di Yahoo era un vero dilemma. La pubblicità rischiava di far allontanare gli utenti più fedeli, ma non c'erano alternative. Che altro potevano fare? La pubblicità in quel momento ci sembrava la scelta migliore, ma naturalmente eravamo preoccupati. Fu molto dura, durissima.
Non sapevamo come sarebbe stata accolta questa decisione, se avrebbe avuto contraccolpi o se avrebbe alimentato il cinismo sulle ripercussioni degli interessi commerciali su questo mondo elettronico utopistico. Verso la fine del 95, Yahoo cominciò a ospitare annunci pubblicitari. Trattenne il respiro e incrociò le dita. Inserimmo il primo annuncio con trepidazione. Ci chiedevamo, santo cielo, funzionerà? L'apprensione si rivelò fuori luogo. Gli utenti di Yahoo continuarono ad aumentare e più utenti significava più inserzionisti che pagavano sempre di più per mettere i loro annunci sotto occhi sempre più numerosi. Yahoo aveva dimostrato per la prima volta che era possibile fare soldi sul web. Quello fu un momento cruciale della storia e significò una cosa sola: il boom del web era iniziato. Fu quasi come lo sparo che dà il via alle corse. Nel 96 Yahoo dovette fare i conti con un ventaglio di concorrenti che acquistavano terreno: InfoSeek, AltaVista, Lycos. Ma il rivale più temibile di Yahoo era una società di nome Excite. A prima vista Excite sembrava molto simile a Yahoo. Era un altro motore di ricerca fondato da ragazzi di Stanford, che però non vivevano in uno squallido monolocale nel campus, ma in un'altrettanto squallida casa di periferia. La tecnologia sviluppata dal sito, però, era di gran lunga più sofisticata di quella messa a punto da Yahoo. Invece di una lista di siti complicata e suddivisa in categorie da esseri umani, Excite era un software. Quando si digitava la parola da cercare, il servizio si collegava al web e trovava le pagine che contenevano quella parola. Era la versione rudimentale di quello che intendiamo oggi per ricerca. All'inizio eravamo 17esimi su 17. Sapevamo che di lì a un anno saremmo stati i numeri uno o saremmo scomparsi del tutto. Se ci si sente minacciati dal pericolo di estinzione, si tende a competere con accanimento. L'avidità, l'ambizione e l'impazienza prendono il sopravvento. Nel 97 Internet stava per esplodere a causa dei milioni di persone che si affollavano in rete per scoprire il motivo di tanto fermento. Yahoo, Excite e altri motori di ricerca si stavano trasformando nei cosiddetti portali, siti che offrivano ogni sorta di diversivo: consigli finanziari, email, chat room. Erano autentici carnevali online tappezzati di messaggi e immagini lampeggianti, concepiti per trasformare gli utenti in un pubblico a uso e consumo degli inserzionisti. Tutto questo innescò una corsa all'innovazione e una concorrenza estrema che divenne insostenibile. Noi lanciavamo la personalizzazione e Yahoo lanciava la personalizzazione. Yahoo lanciava l'email e noi lanciavamo l'email. Io uso Yahoo per scrivere un libro su come schioccare le dita. Nei primi anni era tutto confuso. Nessuno pensava che sarebbe diventato... Benché i motori di ricerca stessero riscuotendo un grande successo, si stavano trasformando in qualcosa di diverso da ciò che erano all'inizio. Concentrandosi sull'ostentazione, avevano perso di vista quello che in passato aveva richiamato gli utenti, cioè la necessità di trovare informazioni in un web in continua espansione. In altre parole, i motori di ricerca smisero di occuparsi di ricerca. In sostanza, nel posizionamento di informazioni rilevanti sul web, Yahoo, Excite e altri cosiddetti motori di ricerca lasciavano francamente a desiderare. Passare anche un'intera giornata a digitare svariate combinazioni di parole per trovare quello che si cercava non portava a niente. I risultati erano per lo più link a siti che cercavano di vendere prodotti indesiderati e fin troppo spesso spazzatura. Ci voleva un modo migliore per fare ricerca nel web. Questo venne dalla stessa identica fucina che aveva creato Yahoo ed Excite, Stanford. E anche questa volta il nome della società era immancabilmente buffo: Google. Una storpiatura della parola Google, termine matematico che indica il numero 10 e la centesima potenza. E anche questa volta i fondatori erano due giovani tecnomani, Larry Page e Sergey Brin. I ragazzi si conobbero nel 96 durante una visita guidata a San Francisco per futuri studenti di Stanford. A condurre la visita era Sergey, un ragazzo americano di origini russe di bell'aspetto e un po' arrogante. Avrà avuto
molto giovane, era uno dei nostri dottorandi più giovani. Era piuttosto laconico, il tipo di persona che ha sempre la risposta pronta. Me l'ha fatto un po' a modo suo. Larry era uno dei nuovi studenti presenti quel giorno alla visita guidata. Un pallido ragazzo del Midwest, figlio di un docente universitario, che si vantava di aver costruito una stampante a getto con le costruzioni. Era un ragazzo molto umile, molto tranquillo. Non era un tipo aggressivo. Era molto simpatico. E fu proprio Larry ad avere l'intuizione geniale e a creare Google, trasformando la ricerca in qualcosa di magico. Date le enormi conseguenze sociali, culturali e naturalmente finanziarie di questa intuizione, potreste pensare che ci fosse sotto qualcosa di molto complicato. In realtà l'idea di partenza era semplice. La sua intuizione partiva dal fatto che il web era costantemente coinvolto in una gara di popolarità sul suo stesso contenuto e che il numero di volte che una pagina web era citata da altri siti attraverso un link ne indicava l'utilità o la rilevanza. Page era convinto che un link da un sito a un altro era una sorta di raccomandazione e con Brin costruì il motore di ricerca di Google. Come affermano in una pubblicazione accademica ormai famosa del 98. In breve, Google interpreta un collegamento dalla pagina A alla pagina B come un voto espresso dalla pagina A sulla pagina B. Google misura l'importanza di una pagina dai voti che riceve. In altre parole, quando si è cliccato 15 milioni di volte sul link a un sito su Abramo Lincoln, significa che un numero molto elevato di persone l'ha trovato utile. Mentre un altro sito sul cui link si è cliccato 11 volte non ha quasi attirato attenzione. Questa scoperta portò Page e Brin a creare una versione personalizzata del diktat «Seguiamo il denaro». Per trovare i siti più rilevanti bisognava contare i link. L'intuizione di Larry sul conteggio dei link era semplice ma geniale e sarebbe diventata la chiave dello straordinario successo di Google. Ma Larry l'aveva capito? Neanche per sogno. Il primo a vedere Google in azione fu uno dei professori di scienze informatiche dei ragazzi, Héctor García Molina. Eravamo nel mio ufficio a guardare i conteggi dei link, cioè il numero dei siti interessanti da cui era stato cliccato il link al nostro sito. Aprimmo la home page di Stanford e la paragonammo a quella di altre università nostre concorrenti, come l'MIT o Berkeley. Ci divertimmo molto a vedere quali di questi siti era più rilevante degli altri perché citato più volte. Quando Larry e Sergey lanciarono Google sul sito di Stanford, tutti capirono che era qualcosa di speciale. Finalmente un motore di ricerca tornava a occuparsi di ricerca. Dal loro piccolo ufficio nel campus di Stanford, Page e Brin cercavano di gestire la popolarità incontrollata della loro straordinaria innovazione. Il traffico su Google era tale che per poco non mise in ginocchio l'intera rete informatica dell'Università di Stanford. Così la direzione disse ai ragazzi di lasciare il campus. L'attuale valore di mercato di Google, pari a più di 200 miliardi di dollari, il suo enorme campus nella Silicon Valley e l'influenza che ha sulla cultura, fanno pensare che gli investitori non vedessero l'ora di scendere in campo, specialmente nel pieno del boom delle dot-com, quando alcune delle idee più stupide vennero innaffiate di quattrini. Tuttavia, la reazione degli investitori non fu «bella trovata», ma piuttosto «santo cielo, non sarà un altro motore di ricerca!». Una delle poche voci fuori dal coro degli scettici fu quella di Vinod Khosla, un venture capitalist di grande successo, un guru della tecnologia e cofondatore della Sun Microsystems. Li conobbi e mi piacquero subito. Dissi che mi sarebbe piaciuto lavorare con loro, così gli parlai di Excite, descrivendolo come un motore di ricerca meraviglioso. Per Khosla il meccanismo era semplice. All'epoca aveva investito nel motore di ricerca Excite e pensò che se Excite avesse acquistato o concesso la licenza a Google, questo avrebbe rappresentato un vantaggio sul loro più accanito rivale, Yahoo, che fino ad allora aveva avuto la meglio in ogni battaglia e neutralizzato ogni avversario nella guerra dei portali. Se Excite avesse resistito all'attacco di Yang e Philo, avrebbe avuto bisogno di nuove munizioni. Come direbbe qualunque capo militare, la guerra si vince con le alleanze giuste. Nella speranza che Excite si unisse a Google, Khosla fece incontrare in un ristorante giapponese Graham Spencer, chief technologist di Excite, con Larry e Sergey. Il ristorante era grande e sul retro c'erano delle salette private. Il team di Google era già lì. Il tavolo era molto basso ed erano tutti seduti per terra. Ci togliemmo le scarpe, ci sedemmo e cominciammo a parlare di ricerca.
I ragazzi di Google speravano di procurarsi un'ancora di salvezza per il loro progetto. Avevano preparato una demo per dimostrare la superiorità dei loro risultati rispetto a quelli di Excite e li mostrarono a Spencer. La tecnologia di Google era impressionante e i risultati che ci mostrarono erano buoni. Ero decisamente interessato. Spencer parlò della tecnologia di Google all'amministratore delegato di Excite, George Bell, e così fece Kozla. C'era molta reticenza. Erano convinti che la ricerca fosse una cosa generica, che noi fossimo quasi al loro stesso livello. Non era una questione di soldi, perché Google all'epoca costava poco. Avremmo potuto comprarlo per $1 milione, oggi vale 100 miliardi. Stop! Ho capito bene? Excite poteva comprare Google per $1 milione? Una bazzeccola per la Silicon Valley. L'azienda aveva appena voltato le spalle al più grande affare di tutti i tempi. Col senno di poi sono il primo a dire che sono stato uno stupido. Ma a quel tempo chi immaginava che si potesse fare fortuna con la ricerca? Magari ci si poteva fare qualche soldo, ma nessuno pensava che sarebbe diventata una miniera. Siamo onesti, la ricerca è una miniera d'oro. Excite non fu il solo a sottovalutare il potenziale di Google. Tutti i motori di ricerca della Silicon Valley lo respinsero categoricamente. Sempre più scoraggiati, Larry e Sergey si rivolsero a un professore di Stanford, che era anche un imprenditore seriale, David Sheridan. Stavano cercando una somma piuttosto modesta, nell'ordine di $1 milione. E io avevo dei proventi derivanti dalla vendita di uno start-up a San Francisco. Lavoravo con Andy Bechtolsheim, un noto investitore della Silicon Valley. David mi chiamò e mi disse che dovevo assolutamente conoscere i ragazzi di Google. Così sono andato a casa sua. Era una bella mattina d'estate. Larry e Sergey erano disperati. Sapevano di avere tra le mani qualcosa di grosso, ma i presunti esperti di ricerca, alcune delle aziende più quotate della Silicon Valley, non la pensavano così. Se anche David Sheridan e Andy Bechtolsheim non avessero colto il potenziale di Google, probabilmente i ragazzi sarebbero tornati sui libri. Larry arrivò per primo, seguito da Sergey. Poi arrivò Andy sulla sua Porsche rombante. Quando arrivai da David, Larry e Sergey erano già lì e mi mostrarono subito una demo. Abbiamo incontrato quel tipo che doveva dare un'occhiata al nostro motore di ricerca. Ci abbiamo chiacchierato. Gli mostrarono il funzionamento di Google, dell'opzione mi sento fortunato e tutto il resto. Capii immediatamente che l'idea era molto valida. Andy si convinse subito. È l'idea migliore che abbia visto in vita mia. Ci ha detto, non intendo sottovalutarvi e non voglio che abbiate problemi di soldi. Quindi che ne dite se vi firmo un assegno? Corsi in macchina a prendere il libretto degli assegni e gliene firmai uno. Ha preso il libretto degli assegni e ne ha firmato uno da $100,000. A Google un assegno di $100,000. Credo sia stato Sergey a dire, non abbiamo neanche il conto in banca. E Andy rispose, beh, versateli quando lo avrete. Non mi era mai successo di staccare un assegno così su due piedi. Quella fu l'unica volta. Pensateci bene, quanti sarebbero disposti a firmare su due piedi un assegno di $100,000 a favore di due goffi laureandi? Anche per un miliardario come Andy Bechtolsheim era un gesto un po' arrischiato, ma è così che funziona nella Silicon Valley. È per questo che si chiamano angeli, gli investitori della prima ora. Il loro mestiere è rendere possibile piccoli miracoli. Andy doveva fidarsi molto, visto che non temeva che i ragazzi scappassero in Messico con i suoi soldi. Ricordo che se ne andarono entusiasti e convinti che potessero davvero farcela. All'investimento di Bechtolsheim seguirono assegni di una manciata di altri angeli per un totale di $1 milione. Per due studenti che vivevano di fast food, $1 milione erano una bella cifra. Ma Larry e Sergey scoprirono presto che era una bazzeccola nel pieno boom della Silicon Valley. Questo Clark Kent dal fisico asciutto è John Doerr, il venture capitalist più famoso e potente della Silicon Valley. Ha finanziato Sun, Compaq, Netscape e Amazon. Tutto ciò che tocca diventa oro.
Era inevitabile che prima o poi Jerry e Sergei avrebbero bussato alla sua porta. Erano convinti che quello della ricerca fosse un grande business e che sarebbe cresciuto esponenzialmente. Io gli chiesi, sì, ma quanto grande? Larry Page rispose serio, beh, 10 miliardi. 10 miliardi, dissi io. Vorrei dire un miliardo. E parli del valore dell'azienda. E lui rispose, no, dico 10 miliardi di ricavi. Mi mancò la terra sotto i piedi. Sapevo che erano due imprenditori molto ambiziosi e lungimiranti, ma non immaginavo certo che Google avrebbe avuto ricavi per 6 miliardi di dollari l'anno scorso e 10 miliardi quest'anno. E la crescita non accenna a diminuire. A destare l'interesse di Doerr non erano solo le ambizioni smisurate. Quelle di Page e Brin avrebbero fatto arrossire qualunque comune mortale. Quei due volevano letteralmente riorganizzare tutte le informazioni del mondo, renderle disponibili e universalmente accessibili. Niente meno. Così, dopo essersi ripreso, Doerr consentì a firmare ai ragazzi un assegno di oltre 12 milioni di dollari, la stessa cifra investita da Mike Moritz di Sequoia. Entrambi i venture capitalist videro in Google una grandissima occasione. Ciò non toglie che fossero un pochino nervosi. Eravamo consapevoli di aver investito una cifra esorbitante nell'azienda. E probabilmente tutti e due tirammo dei respiri profondi quando ci rendemmo conto di ciò che avevamo fatto. All'inizio del 99 ricevetti una telefonata da John Doerr. Mi voleva nel suo ufficio per mostrarmi qualcosa. Non sapevo cosa avesse in mente, ma quando John Doerr chiama, bisogna andare. Doerr mi fece sedere alla sua scrivania e mi disse che aveva investito in un nuovo startup, un motore di ricerca. Poi si mise al computer e mi mostrò un sito di cui non avevo mai sentito parlare, google.com. La differenza era sorprendente quanto lo era la semplicità disarmante di Google, e i risultati della ricerca erano estremamente pertinenti. Dissi a Doerr, accidenti, è impressionante, ma non vedo annunci pubblicitari o cose del genere. Dove trovano i soldi? Doerr rispose, questi ragazzi stanno risolvendo il problema più complesso di Internet. Se non capiamo come far rendere questa attività, sarà meglio fare i bagagli. Ma trovare il modo per trasformare Google in un affare redditizio non era cosa facile. Passavano i giorni e i mesi senza una strategia aziendale e i venture capitalist diventavano sempre più inquieti. Chiunque avesse a che fare con Google non aveva capitali. Non c'era mobilità di capitali. E i fondatori dovevano assumere personale, pagare i collaboratori, acquistare le strutture per ospitare la loro attività. E per farlo servivano soldi. Ogni mese le casse di Google si alleggerivano di $500,000. Di questo passo, i 25 milioni depositati in banca non sarebbero durati a lungo. La soluzione più ovvia era quella di seguire le orme di Yahoo ed Excite, e cioè inserire nel sito annunci pubblicitari. Ma con una delle loro più sofferte e lungimiranti decisioni, Page e Brin si rifiutarono di seguire la via più facile. Non tolleravano l'idea che Google si trasformasse in un ennesimo caotico portale. Larry, Sergei e il loro staff erano allergici ai siti tappezzati di banner, pop-up lampeggianti e altre cose di questo genere che non portavano alcun beneficio all'utente. Per loro la gente doveva vivere un'esperienza fantastica e anche gli annunci pubblicitari dovevano avere un senso. Page e Brin non erano contrari alla pubblicità tout court, ma volevano che rispecchiasse l'utente e che fosse organizzata meglio, ma non sapevano come fare. Intanto i soldi stavano per finire e così, con una mossa controversa, trovarono la soluzione al loro problema alla maniera della Silicon Valley, cioè copiando da qualcun altro. Quel qualcuno era Bill Gross. Vivendo a Los Angeles, Bill Gross non aveva niente a che fare con Google. Gestiva una piccola azienda di nome Idea Lab, incubatore di innovazioni e startup di alta tecnologia. Fu proprio Gross a risolvere l'enigma della pubblicità online e a offrire indirettamente a Google la sua salvezza. Passo la vita a individuare problemi e a cercare di risolverli. Se la tecnologia mi può aiutare a farlo.
Nella sua carriera Gross si era cimentato in ogni settore, dai robot ai pannelli solari, ma negli ultimi anni 90 la sua ossessione era la pubblicità online. Vedendo che tutte le aziende cercavano un modo per rendere più efficace la pubblicità, mi chiesi cosa non funzionava nel modo in cui compravamo la pubblicità e come avremmo voluto che fosse. A posteriori, l'intuizione di Gross fu semplice ma geniale, come quella avuta da Page sul conteggio dei link. Partiva dal presupposto che quando qualcuno digitava una parola, non solo diceva al mondo cosa gli interessava, ma spesso anche cosa gli interessava comprare. Se digito le parole Bob Dylan, come minimo sto dicendo che voglio sapere qualcosa di lui, ma forse anche che voglio comprare il suo nuovo album. Ora, prendete questa informazione e i nomi di tutti gli altri musicisti che mi è capitato di digitare in Google e avrete subito un'immagine dei miei gusti musicali, un'immagine molto preziosa per il mercato. Bill Gross, prima di chiunque altro, ebbe questa intuizione, e cioè che un motore di ricerca poteva essere lo strumento più efficace del mondo per le ricerche di mercato. In gergo tecnico, i termini che si digitano in un motore di ricerca si chiamano parole chiave, e Gross si rese conto che potevano valere una fortuna. Le parole chiave erano il futuro di questo settore. Quando una persona digita una parola chiave nel motore di ricerca, si apre un'enorme finestra sulle sue intenzioni in quel momento. Se ne digita più di una, diventano straordinariamente preziose. Gross era convinto di poter vendere le parole chiave agli inserzionisti. La BMW avrebbe pagato una fortuna per assicurarsi che ogni volta che qualcuno digitava la parola auto, sarebbe apparso un link al suo sito fra i primi risultati della ricerca. Ma anche nell'entourage di Gross l'idea di pagare per il posizionamento sembrava grossolana e riprovevole. Per qualcuno era persino di cattivo gusto. Altri dicevano che non avrebbe mai funzionato. Io dissi, pensateci, è così che funzionano le pagine gialle. Guardate quanto sono utili. Corsi in ufficio, afferrai le pagine gialle, tornai alla riunione, aprii una pagina a caso e dissi, questi sono tutti annunci pagati. È proprio questo che il cliente vuole vedere quando cerca un idraulico. Perché non dovrebbe funzionare per un motore di ricerca? E infatti si rivelò una grande idea. Gross riuscì a persuadere gli scettici della sua azienda e nel 1998 creò un sito basato su parole chiave e link sponsorizzati che sarebbe diventato famoso come Overture. Il successo fu immediato. L'amministratore delegato mi disse, stiamo gestendo miliardi di microtransazioni, superiamo la compagnia telefonica per numero di transazioni. Era davvero incredibile. Allora capì che era veramente qualcosa di forte. Ma Gross non sapeva che nella Silicon Valley qualcuno stava osservando le sue mosse e che Google avrebbe visto nella sua idea la soluzione al dilemma sulla strategia aziendale. Larry e Sergey visitarono un piccolo sito che stava sperimentando una discreta crescita grazie ai link sponsorizzati. Era quello di Overture. Credo sia stato Larry a capire che quello era l'esempio da seguire nella strategia aziendale di Google. I ragazzi di Google incontrarono Gross in varie occasioni. La storia di questo settore è spesso determinata da riunioni a porte chiuse fra aspiranti titani. Incontrai Larry e Sergey e cercammo di capire come mettere insieme la strabiliante visibilità di GoTo e l'incredibile pertinenza dei risultati di ricerca di Google. Parlammo spesso di come integrare questi due elementi. A volte da riunioni come queste le parti escono a braccetto, altre volte no. Fu questo il caso di Google e Overture. Trapelarono notizie confuse, ma i contorni erano piuttosto netti. Larry e Sergey lasciarono la riunione senza aver concluso accordi. Poco tempo dopo, Google lanciò un servizio chiamato AdWords, stranamente simile a quello di Overture. Suona sospetto? Potete scommetterci. Gross denunciò Google per quell'appropriazione sospetta, ma le parti si riconciliarono in via informale. E Gross fu ben felice di ottenere una bella fetta del patrimonio azionario di Google. Era un valore aggiunto, ma non pensavamo che l'impatto sarebbe stato così forte e che sarebbe diventato un modello economico così valido. Google rivisitò l'idea di Gross in molti modi. In primo luogo, separò gli annunci dai cosiddetti risultati organici della ricerca. Guardate la pagina di Google che ormai ci è così familiare. Questa è la casella bianca dove si digita la parola da cercare.
Qui ci sono i risultati naturali generati dall'algoritmo di rilevanza di Google e qui in alto a destra ci sono gli annunci, link sponsorizzati di colore blu che le aziende hanno pagato e grazie ai quali negli ultimi anni Google ha realizzato miliardi di utile. Questo beneficiava non solo gli utenti, che evitavano di districarsi in siti che ricordavano la 42esima strada o Times Square all'ora di punta, ma anche gli inserzionisti, che avrebbero visto aumentare il loro volume di affari. Fu un'intuizione meravigliosa, geniale, fenomenale, incredibile all'alba del terzo millennio. Google non aveva solo spianato la strada per il suo successo commerciale, ma aveva anche gettato le basi per il decollo degli annunci pubblicitari a caratteri cubitali. D'un tratto, con AdWords e servizi analoghi offerti da Microsoft e Yahoo, chiunque avesse voluto vendere i propri prodotti online, Toyota, Citibank o un venditore di tappeti, aveva a disposizione un mezzo di provata efficacia per accedere al mercato globale. Nasceva così la Internet Economy e Google era uno dei suoi attori principali. Il 19 agosto 2004 Google è stato quotato in borsa. Le sue azioni sono state scambiate sul mercato dei titoli tecnologici, il Nasdaq. Nei 5 anni precedenti i ricavi avevano raggiunto i 3 miliardi di dollari l'anno e Google era diventata una parola di uso comune. L'offerta pubblica iniziale ha innescato una spirale di speculazioni e pronostici, specie fra quelli che speravano che avrebbe rimesso in moto un settore tecnologico ancora in ambasce dai tempi del crack delle dot-com. Nella Silicon Valley capitava spesso di vedere un adesivo con la scritta «Per favore, dateci un'altra bolla!». Ma il modo in cui Google ha condotto la sua offerta ha destato l'ira di molti e in quel fatidico giorno si è cominciato a parlare di catastrofe annunciata. Quella mattina ero in una sala riunioni dove c'era un televisore. La CNBC stava trasmettendo un dibattito sul terribile fallimento che avrebbe avuto l'offerta, sul suo improbabile successo. La controversia sull'IPO è sorta dal fatto che Google aveva scelto un modo non convenzionale di vendere le sue azioni, generando ostilità a Wall Street, che traeva grossi vantaggi dal modo convenzionale di condurre gli affari. Il balletto di Google per destare l'interesse nei confronti dell'IPO gli è costato pessime critiche da parte della comunità finanziaria. I dirigenti dell'azienda si sono guadagnati la fama di persone arroganti e poco concilianti. I media della finanza non facevano che parlare dell'IPO di Google e molte lobby potenti di Wall Street ritenevano che quello non fosse il modo giusto di condurre le offerte pubbliche. In quella sala conferenze, nella Nasdaq Tower di Times Square, c'era la crema di Wall Street. C'eravamo anche io, John Doerr, Eric Schmitz e Larry Page. La tensione si tagliava col coltello. Si è allentata solo quando Larry ha affondato il suo fondoschiena miliardario in un piattone di panna. Era surreale. C'era un enorme tabellone pieno di scritte e numeri. Sembrava che l'economia mondiale scorresse davanti agli occhi. Poi Larry ed Eric sono saliti sul palco. C'era molta attesa per l'apertura dei mercati. E poi si sono aperte le danze. Il primo titolo è stato scambiato a $100, 15 in più rispetto al giorno prima, e non è mai sceso sotto quella cifra. Nonostante l'apprensione, l'IPO di Google è stato un successo. Chi ha acquistato azioni quel giorno ed è così furbo o fortunato ad averle ancora, si è fatto un bel gruzzolo. 3 anni dopo l'offerta, il valore di Google superava quello di FedEx, McDonald's, Coke, Intel, IBM e Walmart. Le azioni scambiate a $100 erano salite quasi a 700. Oggi Brin e Page sono fra le 30 persone più ricche del mondo. Google è l'azienda che cresce più velocemente al mondo. Nonostante la loro azienda sia fra le 500 più ricche d'America, i fondatori si sono sempre prodigati per evitare che fosse percepita come un famelico avvoltoio, come accadde a Microsoft nei suoi anni d'oro. Il loro motto aziendale ostentatamente altruistico è non essere cattivo.
Il campus rispecchia lo stile dell'era delle dot-com, mensa gratuita, poltrone comode e scooter elettrici. Al di là di tutti questi comfort, Google resta una macchina capitalistica dall'ingranaggio perfetto, che continua a prosperare grazie al connubio fra ricerca e pubblicità che l'azienda ha perfezionato. Prima che la pubblicità online dimostrasse la sua efficacia, non potevamo pagare i programmatori che creavano i software. Ricevevano sussidi, magari vendevamo a Sun sistemi o hardware e usavamo quel denaro per pagare i programmatori. Oggi le aziende collegate a internet possono pagare i loro programmatori con i proventi della pubblicità. Di conseguenza, sviluppo della tecnologia e pubblicità vanno di pari passo. Ma Google non sta facendo dietrofront. Non ha diluito il suo core business, non dorme sugli allori. Al contrario, sa benissimo che nel settore tecnologico stare fermi equivale al suicidio commerciale. Google ha investito i suoi profitti esorbitanti in innumerevoli esperimenti e progetti, affondando il dito in qualunque torta alla sua portata. Google Library, Google Books, Google Maps e Google Earth. C'è Gmail, Google Calendar, Google Spreadsheet e Google Documenti. L'azienda ha comprato l'impresa startup Blogger per il personal web publishing, ha acquistato l'impresa startup Picasa per la condivisione di foto online e naturalmente YouTube per la condivisione di video online. Per molti tutto fa parte di un piano egemonico, quindi non deve sorprendere che la Google mania stia gradualmente lasciando il posto a una strisciante Google fobia. Chi soffre maggiormente di Google-fobia sono i crociati della privacy, preoccupati dalla grande quantità di informazioni conservate nei database di Google. Ma non si tratta solo di civili libertari. Perfino i primi mentori di PageBrain sono preoccupati. La gente comincerà a pensare che l'esistenza di quell'enorme quantità di informazioni su tutto ciò che ha fatto e cercato sia un serio pericolo. Ci saranno dei conflitti. È già accaduto nel 2006, quando il Ministero della Giustizia ha disposto il sequestro dell'intero archivio di Google e di altre 35 aziende. Google si è opposto. Praticamente il governo stava tentando di avere una copia dell'archivio di Google per i suoi scopi. Per altri, l'egemonia consolidata di Google e la sua espansione incontrastata è una chiamata alle armi. X-Site non esiste più. Yahoo ha perfezionato l'offerta in termini di ricerca e pubblicità. Un altro nemico giurato di Google è Microsoft, un'azienda nota per non darsi mai per vinta, per entrare in gioco a fine partita e vincere. Se si profilasse una grande occasione legata a internet e ai software, Microsoft la coglierebbe all'istante. Il suo staff vanta elementi davvero brillanti. La sua forza e le sue risorse sono enormi. Mentre Google invadeva ogni angolo del mondo del commercio, la lista dei suoi nemici al di fuori del settore tecnologico si allungava inesorabilmente. La Viacom, la News Corporation di Rupert Murdoch, l'editoria e ben presto l'intero settore delle telecomunicazioni. Su Google incombono colossi che lo metteranno alla prova in sfide più dure di quelle affrontate finora. Per non arrestare la sua crescita strabiliante, Larry, Sergey e il loro staff dovranno essere versatili, innovativi e sempre più creativi. La storia dell'high tech ci insegna che anche per l'azienda più solida finiscono i tempi d'oro. A Google non è ancora successo, ma sarà inevitabile. Google si è spinto più lontano e più velocemente di qualsiasi altra azienda, ma la battaglia più difficile e la vera prova deve ancora venire.